Ciao ragazzi, sono Alice Muzza, benvenuti e bentornati in un nuovissimo video. Oggi è il 10 aprile, sono le 8:30 del mattino, a mezzogiorno e mezzo abbiamo l'aereo che ci porta a Barcellona. Infatti, se avete seguito anche il canale di Luca, mi ha fatto una super sorpresa. E andiamo 4 giorni a Barcellona. Oggi bloccherò tutto il primo giorno, quindi compreso anche che devo fare la valigia. Noi alle 9:45 dobbiamo uscire di casa, quindi abbiamo ancora un'oretta, un quarto abbondante. Mi piace fare le cose con super calma. Intanto io ho preparato le 3 pochette. Questa in realtà è sempre piena perché sono i trucchi. Qua ci sono deodoranti e olio per capelli, profumo, poi c'è un altro profumo dentro. E qua invece ci sono le lenti a contatto, sempre deodoranti Luca, tutto per fare la skincare e sotto ci sono anche gli shampoo per fare la doccia. Buongiorno. Va bene, faccio la valigia. Ho preparato qui sul letto tutte le cose da portare. Lì c'è Luchino che piano piano si sta svegliando. Amore, fai un saluto. Luca. Saluto. Ciao. Quindi adesso finisco di prendere tutte le cose e le mettiamo in valigia. Ma non mi hai ancora dato un bacino. Vi spoilerò gli outfit. Infatti ci sarà questa camicetta con una bellissima gonna bianca e le scarpe, ragazzi. Le scarpe le ho comprate, per questo le sto mettendo qua, perché sono completamente nuove, bellissime. Chi mi segue da tanto sa che io e le Converse siamo una cosa sola e magnifiche. Comunque per Barcellona ieri ho fatto questo inghiotto qui, super carino, mi piace un sacco. Quindi questo primo outfit secondo me spacca di brutto. Come secondo outfit ho messo questo body qui, che è un po' particolare, mi piace. Cioè è molto semplice ma allo stesso tempo finisce in modo particolare qui, con una semplice gonna nera. Adesso si vede tutto per ultimo, in realtà fidatevi, da vivo non si notano. E le scarpe, anche queste nuove, per questo le metto sul letto perché non le ho usate, le ho comprate ieri. Avevo pensato gli occhiali con le scarpe. Comunque, queste sono le scarpe. Ho preso questi mocassini argento, perché io sono team argento, come si può notare. E secondo me, con delle calze semilunghe, ci stanno da Dio. Eccoci con la valigia fatta. Luca è finalmente sveglio. E adesso andiamo all'aeroporto. Ma siccome sei stato brava che ti sei svegliata presto. Ma perché dovevi fare le tue robe? Guido io. Però mi devi dare gli occhiali. Avresti guidato comunque. Bacino. Eccoci in macchina, ci vogliono 40 minuti per arrivare al parcheggio, lasciare la macchina, prendere una specie di transfer, un pulmino che ci porta direttamente al terminal 1 di Malpensa. Abbiamo preso tutto? Boh, tu tanto manco hai fatto la valigia. No, le cose essenziali le ho messe dentro io. Cosa hai messo? Le ciabatte le hai messe dentro me. Piove, ma noi lasciamo questa città per andare, amore, Barcellona. Sì, quello l'ho capito. Barcellona. Quanti gradi ci sono? Qui? A Barcellona. 21:30. Così. Siamo al terminal 1 e adesso dobbiamo capire dov'è il nostro volo. Un secondo che devo capire, aspetta. Là, ce l'ho lì. 12. Ma dove? L'ho cancellato. 12:50, eccolo. Gate A, check-in 13. 13. Comunque solo io riesco a fare una valigia così grande per, facciamo conto, 3 giorni. In totale saranno 3 giorni. C'è la hostess che mi ha fatto un occhiolino. Smettila. Ragazzi, biglietti in mano, c'è stato un piccolo problema. Possiamo dire? Vai, dillo. Che nella mia prenotazione non c'erano bagagli da stiva. Noi avevamo un bagaglio da 20 kg. Abbiamo dovuto pagare 80 euro. Sì, 80 euro, 100 euro, 80 qualcosa in più. E niente. Inizia a non troppo bere questo viaggio. Noi stiamo pranzando, dato che arriviamo alle 2:30 a Barcellona. Ci conviene prima pranzare, appunto, e poi faremo merenda arrivati là. Siamo saliti sull'aereo. Pochi minuti e dovremo partire. Luca sonno. Dormiremo, hai 1:50. Ci sentiamo appena atterriamo. Arrivati. Finalmente, ci sono state anche un po' di turbulenze, però abbiamo anche dormito tanto. Mi scoppia la testa, cioè avevo la testa che facevo. Non riuscivamo a capire come dormire al meglio, ritiriamo la valigia. È arrivata! Per fortuna non è finita come a Sharm el Sheikh, la mia valigia c'è e il pirla di turno c'è. Al
altro aneddoto molto interessante, siamo arrivati alla Rambla e il nostro hotel si chiama Ramblas Hotel, solo che... Mi ha sbagliato hotel. Esatto, questo si chiama Ramblas Hotel, il nostro è Ramblas Hotel International, meno male che ha 400 metri di differenza. Comunque volevo dire solo una cosa, viaggiare con me è molto divertente perché continuo a sbagliare tutto, però... Tra l'altro abbiamo già beccato una marea di italiani. Del sud, della sera. Sì. No, napoletani addirittura. Napoletani. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo tutto in mano. Niente ragazzi, sembra di stare in Italia, non a Barcellona. Ci sono tantissimi ragazzi, ma Luca è molto felice a quanto pare, giusto? No, sì, io mi sono contento quando la gente mi ferma per fare due chiacchiere e due foto. Ci siamo. Oh, niente, si è spento di nuovo tutto. Vabbè, dai, prego. Ah, vabbè, dai, due lettini, la TV. Due lettini, vabbè. Ah, no, vabbè, alla fine sono due letti. Oh, così almeno hai i tuoi spazi, contento? Vediamo il bagno. Mamma, dimmi che c'è il bidet. Non c'è il bidet. Porco! Eccomi vestita, mi sono fatta bene i capelli, questo è l'outfit e le scarpe, eccole. Quindi adesso andiamo anche a fare un po' di fotine in giro. Prima tappa, la bocheria, sicuramente. Arrivati alla bocheria. Oh! Vabbè. Ci sono delle fragole perfette. Quanta frutta. Amore, c'è pure la zucca. Il Raffaello. Questi sono fatti però a mano. Eccoci col jamon. Pata negra. Non lo so. Stagionato 5 anni, ci ha detto. Niente, lui lo mangia così. Non lo gusta, lo mangia così, fa assaggiare. Buono? Molto buono. Tieni amore. Costato 12,50 euro, quindi una mazzata però. Veramente, veramente buono. 9,5. Lo abbiamo finito, quindi adesso cerchiamo qualcos'altro da gustarci. Mamma mia, era veramente buono però. Cioè, super saporito. Qua solo patate di ogni tipo. E quale empanadas? Abbiamo preso lui. Questo che è strawberry fragola. Dragon fruit e dragon cocco. Fruit. Molto buono. Fammelo assaggiare. Dovete sapere che Luca assaggia le cose prima di me. Io sono l'assaggiatore. Buono, molto delicato. Spero di essermi inquadrata. Fammi assaggiare una patata. Amore, è ora dell'assaggio. Di cosa? Empanada. L'empanada, questa è il pollo. No, no, anche la mia. Cotta. Vabbè, tutte queste cose 10 euro e jamon ovviamente costava di più. Assaggiamo la mia. Ma la mia com'è? Buona. Ciao. Così. Più buona la mia. Allora, prima la mia. Scotta? Com'è? Non ti piace tanto. Non volevo dirtelo. Assaggia la mia. Ciao. Questo è il negozio. Caganers, anche tu vuoi cagare. Comunque qua ci sono tutte le riproduzioni dei personaggi famosi. Che cazzo. Giuro, è una cosa tipica. Anche tu vuoi cagare. Luca sta scegliendo un paio di orecchini perché... È da una vita che non li metto perché mi avevano stufato un po' gli altri. Vuole questi qua. Però non sa se prendere solo il cerchiolino o anche questa tipo piumetta. L'indecisione. Siamo in questa via piena di negozietti e ovviamente sceglieremo delle calamite. Le stavo per far cadere. Si è comprato la felpa perché aveva freddo. E sta ancora congelando. Sì, e io sono in giro con la donna. C'è un vento che tira forte. La cattedrale con la musica altissima, mannaggia. Cerchiamo il murales del bacio. Lo abbiamo trovato finalmente. In realtà eravamo di fianco, solo che non ci siamo accorti. E ci sono i baci. Ci sono anche delle foto singole. Bello. Ecco la cattedrale di Barcellona, piena di gente, piena, però è stupenda. Ragazzuoli, comunque non vi ho detto che siamo tornati in hotel, ormai sono passate parecchie ore. Mi sono appena vestita leggermente più pesante, quindi jeans e felpa, perché adesso che è sera, sono esattamente le 20:45, dobbiamo andare a cena e fa frescolino. Quindi abbiamo prenotato un ristorante e... Posso dire una cosa? Cosa vuoi dire? Sto arrivando, aspetta che sto mettendo la maglietta che non vorrei far vedere il mio possente fisico. Infatti. Eccomi. Allora. No, ma che brutto che sei. Perché mi sei sciolto il codino. Volevo dire a tutti che domani faremo tante belle cose, non vedo l'ora. E lo vedrete poi nella mia 24 ore a Barcellona. Ok, detto ciò, adesso Luca finisce di prepararsi, andiamo a cena. Ecco finalmente il ristorante. Vi ho sentito parlare bene, quindi è ora di andare a assaggiare. Ho sentito dentro muy bueno.
pronta a mangiare? Una bella paella. Volevi la paella, è il tuo video, quindi mangiamo la paella. Quando sarà il mio video mangeremo quello che voglio io. Fantozzi ragioni rugo. Matricola 1001 Barabis. McDonald's. No, però farò anche quello. Allora, abbiamo appena ordinato, spero che si senta qualcosa. E abbiamo ordinato la paella mix, quindi pollo, pesce, un po' un mix. Non beviamo vino, qui bevono tutti sangria. E Luca ha detto le famose parole: los bicchieres tenga pure. No. Pures. E scusami una pregunta. No beviamo vino. Los bicchieres può portare vias? Che figura di cazzo. Ecco arrivato, abbiamo preso jamon iberico con le bruschette. È un carpaccino. Questo praticamente è costato quanto quello che abbiamo preso al mercatino. Sì. È arrivata finalmente la paella. Infatti ci sono gamberi, cozze, calamari. E qua c'è un po' di carne, sì, quindi sì, c'è. Come prima. Assaggiamolo, aspetta, antipasto com'era? Il mio jamon 10. Buonissimo, e anche il mio carpaccio 10. Vediamo la paella. Guarda come si prende già la sua prima cucchiaiata, mannaggia lui. Oh. Allora, la paella l'abbiamo finita completamente. Voto 8 più. Lui 8 più, io dico 7 meno. Sette meno, perché so che ci sono paeglie molto più buone. E domani ne assaggeremo un'altra per vedere. Questo è il disastro che ha combinato Luca. Mi è scivolata la paella. Come dolce abbiamo preso yogurt greco con qualcosa ai frutti rossi e crema catalana. Voilà. Finalmente qui Luca ha offerto la cena. Ma mi fa ridere perché tipo un'acqua costava 2,05 euro. Sì, ci sta. Curdado, che non so cosa sia, 1,95 euro. Però abbiamo mangiato tutto sommato abbastanza bene, dai, mi è piaciuto. Però secondo me la cena di domani... Le cene offerte sono sempre più buone. Siamo arrivati in hotel, siamo finalmente abbastanza stanchi. Esatto, siamo abbastanza stanchi in realtà, perché col volo così mi è venuto un sacco di mal di testa. Ho dovuto riposare anche un po' nel pomeriggio. Io vi lascio la muzzolona che vado a cambiarmi, mi metto nel letto perché domani sarà una giornata lunghissima. Quindi amore, prego il tuo video. Grazie. Senza aspetta. Di lui non potevo chiuderlo da solo. Aspetta, iscrivetevi al canale, mi raccomando. Se no la muzzolona si offende. Vabbè. Comunque, se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale. Ma mettete anche se like. Se vi è piaciuto, ragazzi, iscrivetevi. Mettete like, commentate su quale volete vedere come prossimo video. E basta. Noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Vi voglio bene.